E benvenuti, benvenuti in una nuovissima reaction. Questa reaction tratta un nuovissimo format che sta andando adesso su Real Time. Si chiama Il contadino cerca moglie. Benvenuti in Kiwi! Oh, e quindi questo contadino cerca moglie, quindi noi lo chiameremo lo zappatore cerca la zappatrice, anzi lo zappatore e la zappatrice, che in poche parole questi qua non riescono a trovare una ragazza e quindi si sono affidati a questo programma per essere aiutati a trovare la loro anima gemella, diciamo. Ok? Quindi queste ragazze andranno nelle fattorie di questi zappatori e vedremo se queste zappatrici, se queste aspiranti zappatrici riusciranno a stare al passo con la merda di vacca, capre, tutte queste robe qua, insomma, dalla campagna. Va bene, io non durerei nemmeno un minuto. Vabbè, perché sono un pigro di merda. Quindi vediamo se queste ragazze ce la faranno. Per iniziare l'avventura del contadino cerca moglie. Oh, iniziamo, iniziamo! C'è Martino, il contadino d'alta quota. Bello la vita in montagna al freddo perché si resta sempre giovani. Guarda qui neanche un cappello bianco, guarda. E beh, certo, nemmeno un capello bianco, certamente. Questo Martino mi sta già bello simpatico. Vediamo gli altri. La montagna, com'è un... Ah, oh, ma è pure un sentimentalone, oh, che cucciolo. Poi c'è Emanuele, il contadino siciliano dal sorriso inarrestabile. Beh, poi ci sta Emanuele che fa, come al solito, il contadino, che vabbè, è il suo lavoro, giustamente. Di una donna guardo aspetto interiore, deve parlare tanto così riesco ad aprirmi. Eh sì, parla tanto così tu ti fai i fatti tua, brava, falla parlare, falla parlare. E Marco, birraio dal cuore tenero. Beh, ecco, queste ragazze si imbriacano, andiamo di birra tutte le sere, andiamo, e dai, questo c'ha la birra buona, c'ha la birra buona. Io corteggio sono romanticone. Mi definisco da solo romanticone perché so di essere. Ma che io mi innamoro poi su c***a. Non vogliamo sapere altro, non vogliamo sapere altro, andiamo avanti. Da Lorenzo, detto il Bracci, produce olio e miele, mettendoci molto amore e un po' di poesia. E aspetta solo una compagna che si sieda accanto a lui sull'altalena. Ah, questo fa il miele però, dai, questo almeno fa il miele, miele buono, dai, tutti i prodotti naturali dalla terra, dai, almeno sta cosa è buona. Infine c'è Michele, che si definisce con orgoglio pastore. Anticamente si diceva art de pastur, art de signor. Aspetta che me la segno, me la segno su quel cazzo che me ne frega. Ecco fatto. Non disdegna i social, ma coltiva le tradizioni e alleva le sue mucche allo stato brado. Ah, quindi anche bello abbastanza social. Mi sa che l'ho visto un paio di volte su TikTok, mi sembra, Dopo aver lanciato il loro appello, i cinque protagonisti del contadino cerca moglie hanno ricevuto dalle proprie pretendenti lettere e fotografie. Beh, tutte lettere che dicono come sono, chi sei, cosa faccio. Beh, dai, chissà che fotografia hanno mandato. Le pretendenti stanno per arrivare. Le state per vedere per la prima volta. Ma non le avevano già viste in foto, forse dal vivo intendeva dire lui. E vabbè, dai, vediamo come sono queste ragazze. E lo vedi che emozionato però, Benvenute, ciao. Ciao. Piacere. Ciao, benvenute a tutte, ciao. Vederle scendere è stato spettacolare, non avrei mai pensato che fossero così veramente, veramente belle. Ah, vedi, ma guarda chi ha la sosia di Lady Gaga. Per i contadini e per le pretendenti è arrivato il momento di affrontare il secondo step della loro conoscenza, dei brevi incontri a quattro occhi, i cosiddetti speed date. Ah, quindi mo si incontrano giusto un minuto così, una cosa veloce, veloce, vedere chi sei, cosa fanno. Vediamo cosa ci riservano. Ma vedi quanta fastidio ti sei presa? Sì, vabbè, però mo non è che c'è bisogno che glielo strappi dai mani il regalo, e con calma tu dava, non è che c'era bisogno. E quindi mi sono immaginata poi magari io e te un giorno a pulire i nostri cavalli e poi galoppare
nel Gargano, comunque in giro. Ma non mi fa piacere. Ah beh, questa già sta pensando a galoppare sui prati di infinite praterie. Ti conoscevo già un po' anche, quindi, sui social. A me? Ah, allora, hai visto? Quindi stava in giro già sui social. Tu hai detto, mi sa che l'ho visto su TikTok, mi sembra, eh? Fumalo. Oh, 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 piano, piano, già sta a menà, piano, piano. In questo momento, per esempio, avrei voglia di baciarti. Oh, madonna, Sandra. No, è nel commento in generale. E me lo dici così. Eh no, prossima volta te manna una raccomandata, te manna con francobollo, tra un mese arriva la notizia. Michelino, finalmente. Come mi ci vedi in campagna? Non lo so, tu come ti ci vedi in campagna? Allora, io e la campagna siamo due cose diverse, però secondo me... Beh, non si fa. Oh, iniziamo benissimo. Mi sa che hai sbagliato programma. Piacere. Piacere. Cosa ti ha spinto a scrivere per me? Allora, innanzitutto, vabbè, sei un ragazzo simpaticissimo. Ma alza un po' lo sguardo, alza un po' lo sguardo, eh? E dal vivo sei anche molto più bello, ti devo dire la verità. Ringrazio. Mi piace comunque, insomma, il tuo lavoro, tutto quanto. Mi piacerebbe buttarmi in questa avventura, sì. Ancora, ancora, alza lo sguardo, alza la testa, che figura che ci fai, sì. E dai, niente fa riconosce. Scusa, ogni tanto scappa lo sguardo, ma... Ti vorrei guardare sempre negli occhi, ma capire, è un po' impossibile. Però non ti preoccupare. Ah beh, almeno l'ho ammesso, almeno l'ho ammesso. Dai. Però no, alza un po' lo sguardo. Buongiorno. Ciao. Ciao. Sabrina. Un altro piacere. Allora, ho portato in pratica un babà. Babà, e mangiamo se sto babà. Ciao, piacere. Sono Marco io. Ho chiesto la tua data di nascita. Sì. Ho chiesto l'orario e dove sei nato. E io ti ho fatto questo tema Natale per capire un po' che personaggio tu sei. Ho chiesto pure la carta di credito, una stalker. Voglio leggerti la mano, posso? Wow. Hai proprio tutti i segni per il matrimonio, quindi tra un po' ti sposerai. Tu mi metti ansia. È abbastanza ansia li mette, esattamente. Ciao, piacere, Marco. Come stai? Però se vedi le mie cascine io non ho animali, sono l'unico animale sono io. L'ha detto lui. Oh, l'ha detto lui stesso che è un animale, eh? Ciao, ma piacere. Sì. Piacere. Poi, io ne ho 27, però lo so che ne dimostro un po' di meno. Ok. Ma può essere tu figlia, sì, dai. Ma pure lei, però, a 27 anni va uno dei 40, 50, 50 anni c'ha. Piacere, Elisabetta. Marco, piacere, ciao. Ciao. Tre, quanta fortuna. Sì, tre, si fa tre da me. Prego. Gli volete dire che ha sbagliato programma? Con le cuffie e il coso là è un altro programma, eh? Ah, perché lei, eppure lei è fan di Vasco Rossi e quindi ci hanno... Questa passione di Vasco tutti e due insieme. Non ti ho portato un regalo materiale, ma volevo lasciarti un segno di me che così magari stasera mi pensi. Se posso chiederti di togliere la giacca, volevo scriverti una cosa sul braccio. E che fa, tatuatrice? Che gli fa il tatuaggio sul braccio? Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice, te lo dimostrerò perché a me piacciono le cose semplici e sono così come mi vedi. Non ho capito tanto bene, però vabbè, ok, dolce, sì. Ciao. Sara, piacere. Io sono molto felice di essere qui, non vedevo l'ora di conoscerti, sono sincera. E cosa ti ha colpito soprattutto? La sensibilità. Sì, sì, è proprio sincera, c'è proprio il copione così in faccia. Sì, sì, buonissimo. Spero ti piaccia. Signora, i limoni, signora! E andiamo con i limoni, così bello già dal primo giorno, bravo! Andiamo con i limoni! Come va? Bene. Tutto bene? Siete. Ah, guarda cosa ti ho portato, una bella coperta. C'è il tuo profumo? No, non c'è il mio profumo, quello te lo devi guadagnare, il mio profumo. Ecco, mo, già pur con questa, mo, se mette a fare profumo, coso là. Quanta strada mi hai fatto fare? Anche io. Ti rendi conto? Ho pensato, ma questo mi ricorda mio padre. Ti ho assomigliato un po' a lui, che per me è il complimento più grande del mondo. Protettiva. Attenzione. Vedi.
Ah, questa però, quindi questa è siciliana. Questa però mi ricorda tanto un'attrice degli anni 80. Mi ricordo come si chiama. Ciao. Che sono patitissima di mucche. Sì. Un pensierino per te. Grazie. E beh, e quindi gli ha regalato la mucca, come se lui non ce ne ha già abbastanza. Vabbè, gli ha regalato un peluche a mucca e vabbè. Che ti ha colpito a te di me? Ti vedo un uomo che ispira fiducia, anche se secondo me sei più monello di quello che sembri. Mi sto trattenendo molto. Se sta a trattenersi, fai il bravo, eh. Faccio karate da tantissimi anni, da più di 20 anni. Oh marone, che è la cintura nera, what a... Cerco una persona che abbia un carattere tosto e che riesca a tenermi testa, perché sono veramente molto particolare. Eh beh, e l'avevamo anche capito questo, eh. Natasha, sei molto più giovane di me. Sì, però, cioè, ti dico, per me l'età non è mai stata un problema. Oh, però tutte ste ragazzette che cercano l'uomo grande. Piacere. Oh, ma avvicino un attimo, mi fa un freddo cane. Te lo giuro, non per altro. Si avvicinano solo per far freddo. Ciao. E gira, no, gira te, scusa. Ah, giro io. Questi mi sa che la bottiglia di vino si sono già belli, belli imbriacati, eh? Finita la bottiglia. Piacere, Martino. Nadia. Piacere. Mi piace la montagna. Cioè, ho sempre desiderato di vivere con l'uomo della mia vita, tipo in mezzo alle montagne, con... Disperso nella montagna. E gli animali, cosa importante. Cosa importante. Però almeno questa sa che deve andare in campagna, in mezzo al fango. Almeno questa lo sa. Ti aspettavo più alto, però, ma perché sì, io sono alta. Quindi mi aspettavo qualcosa di... Devo sgridare la mamma, devo sgridare la mamma e il papà. Ma puoi andare a un primo appuntamento e già dirgli così, ti aspettavo più alto? Ma dai! Ciao! Vieni qua, che voglio abbracciare. Mi vuoi abbracciare? Posso. Dire tu, bravo, così mi scaldi. Potrebbe... vedi. Ah, questo far polipone fa, far polipo che si avvinghia tutta. Piacere, Martino. Dai un abbraccio, possibile? Sì, dai. Chiedo troppo? No, dai. Ah, ma quindi è proprio di routine, il suo il polipare è proprio di routine, ok. Come stai? Bene. Le gambe lunghezze? Sì. Aspettavo. Stai un attimo distratto. Io parlo, faccio la profonda. No, ma ascolto, io devo anche guardare. Quindi questo già allunga le mani sulla coscia, allunga a scosciava. È Jessica, la Serena, Elisabetta. Già iniziamo con le scelte, dai, iniziamo con le scelte, dai. Angela, Martina, Sara. Sara! Il limone ripaga, Melissa, Sara, Nadia. Nadia! Con tutte quelle che ha spolipato, dai, bella, bella. Gabriella e Michela. Michela! Natasha. Ah, quindi se l'è fiata, ragazzetta più piccola. Maria Rosaria. Maria Rosaria. Valentina. Valentina. E Martina. Martina. Ma come? Ma a quella che stava di non ti riesco a guardare negli occhi perché guardo giù, è quella proprio scartata. Vabbè. L'avventura del contadino cerca moglie sta per travolgerli sul serio. Oh, e finisce così la primissima reaction del contadino cerca, anzi, lo zappatore cerca la zappatrice. Oh, vediamo nella prossima puntata lo svolgersi degli eventi, della situazione, come si evolgono, eh? Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete like, attivate la campanellina, scrivete i commenti, fate tutto quello che dovete fare, ma non fate mai. Ok, ragazzi? Ci vediamo alla prossima reaction del contadino cerca moglie. Ciao belli!